Comuni, a quanto rinuncerete con questa scelta? Ma io la definisco una scelta, come ho detto in conferenza stampa, di responsabilità. I comuni hanno un bisogno spasmodico di poter fare entrate, perché sono in una situazione drammatica, lo è lo Stato, lo sono un po' tutti. E tuttavia in questo momento l'indicazione che diamo con questo accordo, che ripeto è un accordo importante fra la Regione, il sistema delle imprese turistiche e l'ANCI, che è un accordo di tendenza, di sfondo, mi auguro che venga accettato dal sistema dei comuni che pure hanno problemi gravissimi, nella considerazione che un eventuale centesimo in più di tassa, se dovesse deprimere il sistema economico di riferimento del proprio territorio, potrebbe non valerne la pena. Quindi è l'invito a non considerare i vantaggi di qualche entrata in più se questa entrata in più produce effetti devastanti sul piano economico. In questo senso, siccome l'Abruzzo è una grande regione turistica, noi stessi come ANCI abbiamo valutato che forse vale la pena sperimentare un'opportunità nuova da questo punto di vista e fare in modo che non tanto si faccia un passo indietro, ma si riconsideri l'ammontare delle entrate che possono derivare dal sistema delle imprese. Le stesse imprese tolgono qualche cosa alle loro redditività di imprese, che è molto serio perché sappiamo la situazione qual è, e da questo punto di vista ognuno, facendo un passo indietro, però dovrebbe fare un grande passo in avanti dal punto di vista della competitività regionale. Grazie. Grazie.